cari telespettatori, questa sera siamo in compagnia del procuratore aggiunto Carmine Renzulli, procuratore aggiunto facente funzione di procuratore capo di Santa Maria Capo Etere. Buonasera signor procuratore, buonasera. Come sta? Abbastanza bene, grazie per l'invito. È la prima volta che ho il piacere di intervistarla, è la prima volta che ho il piacere di incontrarla, non ci siamo mai incontrati in vita mia. Lo facciamo confermo, davanti ai nostri telespettatori. Ecco, riprendiamo le nostre trasmissioni, la nostra stagione televisiva. Ecco, io auguro buona stagione televisiva ai nostri telespettatori, soprattutto a quelli che mi seguono da tanti anni, hanno tanta pazienza con me di seguirmi e io li ringrazio tantissimo. Allora, dobbiamo fare un po' di chiarezza per la verità. E la volta scorsa, anche se non avevamo riniziato le interviste, ho voluto fare un omaggio al procuratore capo Troncone, che ho sempre seguito, perché era stata promossa alla guida della procura di Napoli Nord. E qui il signor procuratore, oggi facente funzione, invece di Santa Maria Capo Etere, ma è stato fino a poco tempo fa, quindi fino a 15 settembre più o meno facente funzione di un altro procuratore, il procuratore greco che voi conoscete perché l'abbiamo intervistato tante volte. Signor procuratore, come si trova nella nuova veste di procuratore capo o procuratore facente funzione? Ci ha fatto l'abitudine? In effetti sono una sorta di tappabuchi, nel senso non credo. Che sia a Napoli Nord che ad Aversa, che sia a Napoli Nord, quindi ad Aversa che a Santa Maria Capo Etere, sono vacanti i posti di procuratore. Ad Aversa si è reso vacante perché il procuratore greco è andato in pensione e quindi ero rimasto l'unico che potesse fare il procuratore perché anche l'altro procuratore aggiunto era stato trasferito ad altra sede. Quindi per 7 mesi ad Aversa ho fatto le funzioni di procuratore, le funzioni di un procuratore aggiunto che non c'era e le funzioni di procuratore aggiunto che ero io, una sorta di trinità, uno e trino. Poi sono venuto a Santa Maria Capo Etere, ufficio che in verità io conosco abbastanza bene, avendo svolto le funzioni di sostituto procuratore per ben 17 anni, dal 1987 al 2004. E anche qua il procuratore, la dottoressa Troncone, è stata trasferita e quindi sono procuratore aggiunto per motivi di età di carriera rispetto all'altro procuratore aggiunto, il collega Milita. Faccio le funzioni di procuratore, ma in effetti ci siamo due procuratori aggiunti e io, perché sono il più anziano, faccio le funzioni di procuratore. Il procuratore qui facente funzione, il procuratore aggiunto Renzulli, avete capito che è molto modesto, è bravissimo in realtà, perché il procuratore facente funzione è una cosa importantissima, è un procuratore capo e quindi è destinato a breve, noi ce lo ritroveremo procuratore capo in qualche io le auguro Santa Maria, perché Santa Maria la conosce proprio a menadito, però non so, diciamo, ordinamentale non posso concorrere per il posto di procuratore a Santa Maria, perché essendo stato nominato da poco procuratore aggiunto devo rimanere in queste funzioni per 4 anni. Dopo i 4 anni potrò presentare domande per ricoprire anche in grado. La ringrazio comunque per l'augurio, speriamo. Comunque il prossimo passo sarà procuratore capo proprio effettivo lei mi concederà l'intervista. Io dovunque va lei, io la raggiungo e sarà ospite della nostra trasmissione. Promesso, ma la nomina procuratore non dipende da me, dipende dal Consiglio. Va bene, quando sarà procuratore capo, promissio boni vidi e obbligatio, quindi rimandiamo la cosa. Ci vediamo, allora, quando diventerà ancora più grande. Vabbè. Allora, signor procuratore, lei ha affiancato, è stato procuratore capo facente funzione del procuratore greco. Il procuratore greco, che loro i telespettatori conoscono, è andato via a febbraio di quest'anno. Dopo 44 di onoratissimo servizio, noi lo conosciamo, era veramente particolare. Se n'è andato con un rammarico, un poco, diciamo, scontento, nel senso che avrebbe voluto avere un organico un po' più, diciamo, più pieno, ecco, più, diciamo, più agile da guidare. Ecco, e ha chiesto tante volte aiuto,
sia il ministro Orlando sia il ministro Bonafede, adesso ultimamente prima di andare via anche alla Cartabia, per avere un po' un organico, diciamo, più giusto. Ma sono sempre mancati magistrati, personale amministrativo, cancellieri, già dalla 2013, da quando è nato questo tribunale. Ecco, cosa si vuol, come si vuol risolvere questo fatto? Perché so che è venuta anche una commissione da Roma. Allora, io sono abbastanza pragmatico. Bisogna distinguere i problemi che ci sono a Napoli Nord. Il personale di magistratura, almeno in procura, è stato aumentato di 2 unità e non è una emergenza quella di rinfortire ad aumentare il personale di magistratura. I veri problemi riguardano il personale amministrativo, che è assolutamente insufficiente. Tenga conto che in media, sono cose dette e ridette, il rapporto negli altri uffici giudiziari è un magistrato per ogni magistrato 2 unità di personale 4 unità di personale amministrativo. A Napoli Nord il rapporto è 1 e 2, quindi c'è la metà del personale amministrativo che dovrebbe essere, ma al di là dei numeri che possono essere sterili, effettivamente diventa difficilissimo organizzare quotidianamente l'attività delle segreterie, perché ci possono essere delle assenze per malattia, ci sono le ferie, e quindi ogni giorno si creano delle piccole emergenze, dei vuoti che bisogna colmare. Altro discorso è quello della polizia giudiziaria, perché presso ogni procura della Repubblica esistono delle sezioni di polizia giudiziaria, di Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia di Stato, che devono coadiuvare i magistrati nello svolgimento di alcuni tipi di indagini. Il vantaggio della sezione di polizia giudiziaria è che ha le dirette dipendenze del procuratore. Cioè, tenga conto di una cosa: se io devo svolgere un'indagine e la delego a una stazione dei carabinieri o alla squadra mobile, io delego le indagini, ma i tempi di effettuazione delle indagini non le stabilisco io, le stabilisce il capo di quella struttura a cui ho delegato le indagini. Questo non crea assolutamente problemi, però per la sezione di polizia giudiziaria il rapporto è diverso. Dipendono dal procuratore e quindi il procuratore, oltre a delegare, può anche controllare e dettare i tempi di effettuazione. È più comodo, perché in effetti se un'indagine è delicata, ogni giorno può dire che cosa hai fatto, può chiedere una rendicontazione, una informativa costante. Quando si passa all'esterno invece i tempi sono ovviamente dettati da altre esigenze, perché ad esempio una stazione dei carabinieri ha altre incombenze, altri compiti, non solo quello di svolgere l'attività di polizia giudiziaria. E queste sezioni di polizia giudiziaria, questo personale è assolutamente carente a Napoli Nord, e quindi si hanno difficoltà anche ad avere questo aiuto per l'attività investigativa dei magistrati. Poi manca la UA Bunker, so che cioè bisogna andare in un altro, da Santa Maria. Cioè, o a Santa Maria o a Naba, cioè, questo è un problema del tribunale, cioè la procura ha questi problemi di gestione, però devo dire che nonostante tutti questi problemi l'attività della procura a livello investigativo è assolutamente soddisfacente, i risultati che si conseguono sono risultati lusinghieri, sono state fatte indagini molto importanti, gli omicidi più efferati hanno trovato sempre un risultato positivo nella individuazione dei responsabili. Procura. Il tribunale invece soffre altri problemi, tra i quali la mancanza di aule giudiziarie adeguate, ma anche la mancanza di aule giudiziarie sufficienti per celebrare tutte le udienze che sarebbero necessarie. Cioè, a volte non è possibile che tutti i giudici facciano udienze perché mancano le aule. Il vero problema è che l'edificio in cui ha sede il tribunale non è un edificio che è stato costruito per ospitare un tribunale, e aumentando le esigenze l'edificio sarà a breve insufficiente. Bisognerà trovare, secondo me, ma il presidente Picardi in questo è già molto attivo, bisognerà trovare altri edifici per decentrare alcuni servizi. Comunque è un tribunale
un piccolo tribunale di frontiera, è un grande d'Italia, è un grande tribunale, ecco, di frontiera. Per competenza, per carico di lavoro, un carico di lavoro eccezionale. Ma per numero di residenti nel circondario, certo, 1 milione di residenti. E certo, perché ha l'egida competenza su 19 38. Comuni a nord di Napoli, 19 comuni diciamo a sud di, diciamo, cioè, in provincia 19 di Caserta. Comuni che facevano parte della procura di Napoli e 19 comuni che rientravano nel circondario della procura del tribunale di Santa Maria Capua. Quindi 38 comuni, ma soprattutto 1 milione di abitanti. Certo. Zone densamente abitate, zone con fenomeni criminali, che criminalità organizzata. E non solo, ma in effetti per quello che tratta la Procura della Repubblica, cioè l'emergenza ambientale, la terra dei fuochi ha il suo centro proprio in quella zona, fenomeni di microcriminalità, spaccio di stupefacenti, agglomerati urbani nei quali il crimine è all'ordine del giorno, fenomeni di abusi sessuali, tutti ricorderanno la vicenda della piccola fortuna che fu Caivano. Parco Verde di Caivano. Noi l'abbiamo parlato anche ultimamente con Don Patriciello. E quella vicenda ci fu effettivamente un grosso impegno dei colleghi della... Una grande inchiesta, un'inchiesta dolorosa. Signor Procuratore, lei è stato, abbiamo detto, sostituto procuratore a Santa Maria Capovetere, dunque periodo più o meno di Tangentopoli è stato là. Anche Tangentopoli. Tangentopoli è quel, diciamo, quel periodo in cui si scoprì tutta quella corruzione, il malcostume, cioè del don't des, cioè il dare, fare favori in cambio di denaro. Ora abbiamo scoperto anche il procuratore capo di Perugia Cantone ci ha spiegato prima di andare via dall'ANAC, dice guardate che adesso il don't des non si fa più attraverso il denaro, ma attraverso i favori, i gioielli, i viaggi esotici, qualcosa insomma che non sia denaro in specifico, perché il denaro è facilmente, come diceva Falcone, controllabile. Dunque si fecero tante inchieste a Milano, ecco, e si usarono dei metodi, quale quello, un uso distorto della carcerazione preventiva. Ecco, secondo lei la carcerazione preventiva ancora oggi si ha quest'uso distorto, cioè se ne abusa? Ma abuso, in effetti esistono delle norme che disciplinano la custodia cautelare. Queste norme sono cambiate con il passare degli anni è diventato sempre più stringente non solo il controllo da parte del giudice che deve mettere la misura, ma anche del tribunale del riesame. Anche le norme sono state modificate nel senso di rendere la custodia in carcere la misura che deve essere applicata solo quando altre misure non possono ottenere il risultato di prevenzione e di tutela delle esigenze in funzione delle quali una persona può essere privata della libertà personale prima della sentenza definitiva di condanna. All'epoca dei fatti, e parliamo anni 90, la possibilità di chiedere ed emettere una misura cautelare era un poco più ampia, c'erano meno vincoli, meno criteri erano meno stringenti, e quindi dobbiamo partire dal presupposto, perché anche all'epoca vi era il controllo giudiziario sulle misure chieste e adottate su richiesta del pubblico ministero, cioè c'era il tribunale del riesame. Bisogna dire che all'epoca le misure furono emesse, come risulta dai provvedimenti giudiziari, in conformità e in ossequio della legislazione all'epoca vigente. Qua, quindi non si parla, quando si parla di abuso, si parla dei motivi per i quali è stata emesso un uso distorto, diciamo, cioè così. Venivano emesse non per tutelare la collettività, secondo alcuni, ma per forzare la mano, per indurre le persone destinatarie di queste misure a rendere dichiarazioni, a rendere chiamate in correità. Ma
È una opinione questa, a mio avviso, che può non essere... Non lo vede fino, come un può uso essere, distorto. No, può essere... può essere è soggettiva, anche, lei dice. Può essere anche essersi... Può essere anche che la misura abbia ottenuto questo effetto, ma lo scopo per il quale veniva messa la misura nei confronti di alcune persone... Raggiungere l'obiettivo. No, era quello di eliminare, impedire a questa persona di continuare a delinquere. Allora, se poi si raggiungeva, oltre a questo scopo di prevenzione, cioè impedire la reiterazione del reato, anche una chiamata in correità, che non poteva comunque costituire la finalità specifica di una misura cautelare, e penso che non lo costituisse, vabbè, è un effetto ma indiretto. Le misure, almeno per quello che mi risulta, per l'esperienza sammaritana dell'epoca, venivano emesse quando si trovavano le persone, come si dice, con la mano nella marmellata. Ho capito. Perché erano persone che tuttora allora ricoprivano incarichi pubblici, c'era l'esigenza di neutralizzate. Ok, senta, signor procuratore, lei ha vissuto tre realtà, quella samaritana, quella di Nola e anche quella di Napoli Nord. Le caratteristiche comuni più o meno è la criminalità organizzata e soprattutto la criminalità ambientale. Napoli Nord ha fatto tantissimo per l'ambiente, io so di protocolli d'intesa del procuratore con i medici per avere dati particolari sul registro di tumori, trasformare questi dati in prove per incastrare questi diciamo che ancora oggi che sono delinquenti che ancora inquinano l'ambiente. Ugualmente si è fatto a Santa Maria Capo Vetere. Ecco, queste tre realtà, Santa Maria, Nola, Napoli Nord, oltre a queste particolarità, diciamo, di comune criminalità, che hanno in comune e che cosa hanno di diversità? In effetti il territorio più o meno è omogeneo, basta considerare che Nola prima faceva parte della terra di lavoro, quindi sono fenomeni criminali, e parlo per l'esperienza delle procure della Repubblica, non per la procura distrettuale. Cioè le procure indagano su fenomeni che non sono i fenomeni di criminalità organizzata, indagano su altri fenomeni criminali che ugualmente vanno monitorati e repressi, perché sono quelli che maggiormente danno alla popolazione il senso della insicurezza, o se funziona tutta la macchina di prevenzione e di repressione, il senso della presenza dello Stato. Allora i fenomeni di microcriminalità sono più o meno omogenei: rapine, droga, furti. E poi c'è la questione che accomuna sia il territorio di Aversa che quello di Santa Maria, anche di noi, il fenomeno dell'emergenza ambientale. Il fenomeno di emergenza ambientale che si è un poco trasformato col passare degli anni, perché fino ad alcuni anni fa c'era il fenomeno dei rifiuti tombati, rifiuti che venivano portati forse da altre parti d'Italia, venivano interrati nelle nostre zone. Adesso a questo si è associato, forse in alcune parti si è sostituito, il fenomeno delle discariche abusive, dell'abbandono incontrollato di rifiuti, dell'incenerimento dei rifiuti, che però ha una sua particolare connotazione, cioè la maggior parte dei roghi di rifiuti roghi di materiale plastico, che avviene soprattutto in alcune zone nelle quali vengono concentrati il rame che è rubato. I fili di rame sono coperti da dalla plastica, viene tolta la plastica e viene incenerita la plastica. Poi c'è il fenomeno dell'incendio dei pneumatici, che sono i fenomeni che maggiormente inquinano l'aria, perché, ma anche i terreni. Io ho saputo ieri dai carabinieri e mi hanno informato che hanno scoperto delle persone, in particolare un uomo che scaricava da a Carditello, da un'autobotte, normalmente in un canale di scolo, liquami prelevati da un allenamento. Ma come si può fare al giorno d'oggi, con quello che abbiamo sofferto per l'ambiente
ancora si prova, ancora si distrugge l'ambiente, sono imperterriti, questi sarebbero da mettere veramente proprio e gettare la chiave, perché non è possibile, però sarebbe un mio desiderio, io non sono, diciamo, però cioè, come si fa? Sofferenza, ormai si è scoperto che ambiente pulito c'è la salute, ambiente sporco la salute va in fumo, cioè come si fa a diciamo continuare? Mancanza di cultura, ma soprattutto il problema è che uno smaltimento illegale costituisce un risparmio per l'imprenditore, perché quei liquami che quella persona ha riversato in un corso dovrebbe d'acqua dovrebbe pagare il giusto, dovrebbe pagare secondo la regola, esatto, e loro invece vogliono risparmiare, ma risparmiate su qualche altra cosa. Lo stesso sono gli imprenditori che hanno le aziende a nero, ma tutti gli scarti di lavorazione, ma dove vanno a finire? Allora, scarti di lavorazione edili, scarti di lavorazione di tante fabbrichette che lavorano completamente al nero, quindi al nero sono gli operai, sistemi di tutela dei lavoratori all'interno di queste aziende non ci sono, sistemi di abbattimento delle polveri. È un effetto domino. No, è tutto illegale e tutto si scarica sull'ambiente. Questo almeno nella mia esperienza novana, ce n'erano tante di queste perché c'erano insediamenti di comunità non italiane che in effetti gestivano queste piccole fabbriche e buttavano, noi trovavamo spesso i bustoni con scarti di lavorazione, soprattutto queste facevano delle fabbriche di confezioni, queste buste con gli scarti abbandonati per strada. Sì, e non si pensa, basta una fabbrica di scarpe, il pellame, i liquidi, il colore. Il colore. Sono tutte cose tossiche. Che loro versano nelle fogne, dovrebbero smaltirli, depurarli, invece la cosa di regola e state tranquilli, ci fate stare tranquilli pure a noi. Ma penso che sia un fenomeno questo che difficilmente potrà essere debellato, perché è una questione di educazione, ma educazione che viene dal basso, educazione che deve coinvolgere tutti. Cioè non è sufficiente che poche persone ormai abbiano acquisito una rilevante coscienza dell'importanza della tutela dell'ambiente. C'è la maggior parte della gente che se ne frega, soprattutto da noi, perché non mi dispiace dirlo perché sono meridionale e orgoglioso di essere, ma è vero che se uno si sposta un poco più a nord, certi fenomeni non esistono proprio, le strade sono pulite, quasi inizia... Di questa gravità no, però anche lì si incomincia a vedere delinquenza che sale sempre da sud, incominciano a conquistare i casalini. No, ma dico per la questione ambientale. Questione ambientale, le città sono molto anche più pulite. Anche là ci sono roghi, incominciano, non è la stessa... No, non penso, non lo so, ma non mi risulta. Qua la situazione veramente è drammatica. Strage. Drammatica. Dunque, il nuovo ministro della giustizia, Cartabia, volevo dire un'altra cosa. Lei dice che il terrore degli uomini del mattone, vero? Dice che tanto tempo fa ha buttato giù un intero quartiere. No, a Casalnuovo faceva. A Casalnuovo. No, la temono perché questo viene e ci butta giù tutto. Io no, personalmente non avrei neanche la paura. E fa bene, perché è contro l'edilizia abusiva. Vabbè, ma non si può non essere contro gli abusi edilizi, perché abusi edilizi e tutela dell'ambiente vanno pari passo. Bravo, è importantissimo perché si fa per la salute dei cittadini. Quando una casa non è fatta secondo le regole ti cade addosso. Assolutamente, perché non vengono depositati calcoli di cemento armato. L'imprenditore ovviamente risparmia perché non è controllato. In effetti a Casalnuovo scoprimo che c'era un intero quartiere che era stato costruito e per il quale erano in corso le procedure per la sanatoria, cioè facendolo risultare edificato in epoca antecedente a quella di validità del condono edilizio. Quindi riuscimmo, io e il collega Visone con il quale svolgemmo l'indagine. Insomma, gli imprenditori del mattoni con lei ci vanno. No, vabbè, ma tutti quanti penso che anche che io sono la dottoressa Troncone. E ne ha battuto di cose. Dunque il ministro Cartabia, il nuovo ministro della giustizia, vuole visitare tutte le corti d'appello d'Italia per vedere la situazione com'è. Mi pare che la prima sia stata la corte d'appello di Napoli, sì. Mi pare,
dove c'è il presidente bravissimo Giuseppe De Carolis di Prosedi. Ha visitato anche quindi questa Corte d'Appello e la Procura di Napoli Nord dipende dalla la Corte d'Appello. Della Procura Generale, di là. Quindi lei l'ha incontrata? Allora, il ministro Cartabia è venuta, penso a luglio, nel giro che fa delle corti di appello, che ha fatto delle corti di appello d'Italia, per illustrare la riforma, l'ufficio del processo, è venuta anche la Corte di Appello di Napoli, così come in tutte le corti di appello d'Italia. È l'unico tribunale d'Italia, che lo sappiano, che ha visitato dopo Napoli, è stato Aversa, perché la ministra il pomeriggio, del giorno in cui è stata a Napoli, è venuta ad Aversa e ha incontrato sia me che il presidente Picardi. E che Quindi cosa questa. vi ha detto? Vi ha assicurato, vi ha detto che vi aiuterà, E che darà degli poteva mai aiuti? venire Dio non vi aiuto? Ha detto che. Giustamente, è una cosa, è una Però domanda retorica. alla sua domanda legittima si potrà dare una risposta quando si vedranno i Vedremo frutti. i frutti. Ecco, perché anche a proposito delle carceri, ha detto, dice, quello era un detonatore, quindi su una situazione già pregressa. Grave, però si deve vedere che cosa realizzare per i carceri, perché amnistia no, indulto no, braccialetti che costano più di Cartier, non è possibile, soldi per costruire carceri nuove non ce ne sono, e poi succede quello che è successo gravissimo a Santa Maria Capovetere. L'Europa dice i nostri processi sono troppo lunghi, bisogna abbreviare. E Marta Cartabia ha, promesso di diminuire i processi come tempistica, il civile del 40% e il penale del 25% più o meno. Ha iniziato, dice, bisogna fare presto perché abbiamo avuto dei soldi, e quindi soldi sia per recuperarci dal punto di vista economico, sia per questa riforma, cioè sono soldi a parte per la giustizia. Lei ha messo mano e ha lavorato e ha avuto dunque, questa prescrizione, è stata questa No, riforma l'improcedibilità. è stata approvata dalla Camera con 396 voti. Ha iniziato dalla prescrizione, più o meno è come quella di Bonafede, solo c'è l'improcedibilità. Sì. L'improcedibilità sarebbe che i giudici che superano i limiti di tempo di 2 anni per il secondo grado e 1 anno per la Cassazione, ottengono che il processo cade, muore, finisce. Il reato no, il reato rimane, No, no, no. i reati no. È improcedibile, cioè il soggetto che è stato chiamato a rispondere di quel reato non avrà mai una Non si sentenza. estingue però il reato. È improcedibile il reato, quindi non finì. Ah, È quindi finito. anche il Non c'è una pronuncia su quel reato. Ho È come una capito. Lei risposta che ne definitiva. pensa di questa improcedibilità? È come un pungolo, come uno spingere il giudice a fare più presto? Ma io penso che i giudici fossero già ampiamente sensibilizzati alla Perciò esigenza. lei come vede questa Ma il problema è che bisogna cosa aumentare. dell'improcedibilità, che il processo muore, finisce? Allora, il problema è che una riforma che ha una sua giustificazione, se si dotano gli uffici giudiziari di personale sufficiente per ottenere la possibilità di pronunciare una sentenza in quei tempi. Ma se questa dotazione di personale non c'è, penso che potrebbe, però in effetti è una decisione politica questa, Perché molti non sono d'accordo su questa prescrizione, non la sulla vedono di buon occhio, la vedono improcedibilità, fallimento. è perché in effetti a un certo momento non è che si pone fine improvvisamente a una vicenda giudiziaria. Ci Chi ne sono beneficia? I criminali? e ovviamente perché non c'è una pronuncia che può essere anche di assoluzione o di condanna. Si interrompe il processo, basta, è finito. In questo momento stop. Perciò lei la giudica Ma uno io la come. giudico. Come la vede questa cosa? Le opinioni sono molto personali, sono magistrato, cioè sono delle idee che i magistrati per prima cosa devono applicare le leggi. C'è questa legge, ognuno può avere una sua opinione. È evidente in linea generale che un pubblico ministero che si impegna per raccogliere le prove su un determinato fatto e a carico di una determinata persona
l'obiettivo qual è? È quello di una verifica giudiziaria di questa ipotesi accusatoria. Quindi vuole che un giudice si pronunci, sia confermando, quindi con una sentenza di condanna, sia non condividendo l'impostazione data dal pubblico ministero, assolvendo. Questa pronuncia a nome, questa definizione a nome, con l'improcedibilità, è chiaro che non può far piacere a chi ha messo impegno per ha lavorato, per portare le prove, e che si vede privato della possibilità di una sentenza per fatti che non riguardano né il pubblico ministero né tantomeno il sistema giudiziario, cioè il giudice e il sistema giudiziario, riguardano la macchina intera della giustizia che non ha una dotazione tale che gli consenta di raggiungere questo obiettivo. C'è anche da dire, almeno così disse il Ministro, che in molti uffici giudiziari d'Italia quei tempi, al di là dei quali c'è improcedibilità, sono rispettati. Ve ne sarebbero alcune di corti di appello che non riescono a rispettare questi termini. Allora, il primo intervento forse dovrebbe essere quello di prendere atto di questa situazione e intervenire su quelle corti di appello. Mettere in condizioni i magistrati non di fare punitivi o repressivi, perché i colleghi che stanno in corte di appello lavorano. Il presidente De Carolis di Prosedi, lei se lo ricorda, diceva sempre il fatto dell'imbuto. Che i processi dell'imbuto. Ma ci stanno vari imbuti. Incastrati. Un primo imbuto ci può essere teoricamente in procura, un secondo imbuto in tribunale, un terzo imbuto in corte di appello, l'ultimo in Cassazione, perché in effetti. Come dice lei, manca diciamo. Ma i giudici non sono in numero sufficiente per poter risolvere il problema alla base. Non solo giudici, ma anche personale amministrativo, perché il giudice può fare udienza anche tutti i giorni, ma ha bisogno di un cancelliere. E non ci stanno cancellieri sufficienti. Il cancelliere che assiste il giudice nell'udienza di oggi, domani deve fare gli adempimenti, dopodomani deve fare gli adempimenti e quindi siamo non può andare in udienza. Siamo sempre alla mancanza, certo. I magistrati non possono fare. E quindi questa tagliola dell'improcedibilità non so fino a che punto possa essere. Risolvere la situazione. No, la risolve la situazione, certo. Ma non può risolvere garantendo che sia fatta giustizia o che sia raggiunto lo scopo del processo, è quello di farlo più breve. Signor procuratore, la riforma Cartabia dice il PM può chiedere rinvio a giudizio dell'indagato solo quando ha gli elementi in mano quasi diciamo di accusa, deve essere sicuro. Allora, in effetti già esiste una norma del codice di procedura penale del 1989, l'articolo 100, un tecnicismo, 125 delle disposizioni di attuazione. Che dà. Signor procuratore, se li ricordo a memoria. No, sono due o tre articoli che mi ricordo, non di più. Perché utilizziamo spesso, cioè chiedere l'archiviazione quando gli elementi. Memoria minui turnisi exerceas, quindi lei a furia di esercitare. Allora, dicevo che questa norma già consente, viene applicata al pubblico ministero nel momento in cui si rende conto che gli elementi che ha raccolto non sono sufficienti per una sentenza di condanna, di chiedere l'archiviazione. Quindi già esiste. E per quanto riguarda la mia esperienza, mia personale di sostituto e anche dei colleghi che lavoravano con me, viene molto applicata, cioè nel senso che si va avanti, quindi si esercita l'azione penale chiedendo il processo, solo quando il pubblico ministero si rende conto che quello che ha raccolto è sufficiente per... Non c'è insomma giungere... secondo lei un abuso di iscrizione nel registro degli indagati? No, distinguiamo. L'iscrizione nel registro degli indagati è un obbligo, è un dovere del pubblico. Cioè quando arriva una notizia di reato il pubblico ministero non la può cestinare o mettere nel cassetto, ma la deve iscrivere. Una volta iscritta la notizia di reato il pubblico ministero svolge le indagini e al termine di queste indagini può decidere se mandare avanti il processo o chiedere l'archiviazione. Quindi sulla iscrizione non ci sono abusi. Sull'atto terminale delle indagini preliminari, archiviazione o rinvio a giudizio, per quanto mi risulta i colleghi sono attenti nell'evitare un ingolfamento del tribunale mandando avanti dei processi che già si sa o già si può prevedere che non potranno mai concludersi con una sentenza di condanna. Quindi archivio, un aborto, dice lui. Cioè, in effetti questa è anche una capacità di un bravo sostituto, quello di capire fin dal momento della iscrizione forse
ciò che merita anche di una indagine, ci vuole un buon intuito pure, una buona ciò che merita di... un'indagine e ciò che già all'inizio si capisce che non si una notizia di reato che non comunque, può portare insomma, niente di nuovo. C'è quello che a me dà fastidio, che quando si dice una persona iscritta nel registro dei indagati è già bollata, perché no, forse è anche colpa della stampa. Scrivono titoloni, per esempio, tanto per dire, un nome napoletanissimo, Gennaro Esposito, iscritto nel registro degli indagati. Quello è bollato. Anche poi il tribunale del riesame a dire Gennaro Esposito è una brava persona, non ha fatto niente di male, rimane bollato e... Poi un'altra cosa, cioè, infatti, l'esempio che ha fatto lei è quello che succede quando una persona viene raggiunta da una misura cautelare, che viene di... Però qua è compito della stampa, almeno certo. Nella mia esperienza di Aversa, noi quando comunicavamo le notizie alla stampa evitavamo di dare i nomi delle persone, anche perché qua poi il problema è molto più complesso, sono i rapporti, attiene ai rapporti tra stampa e pubblici, procure della Repubblica, che sono le principali fonti delle notizie sui processi. Allora, la stampa è importante perché deve dar conto all'opinione pubblica dell'attività di un ufficio giudiziario, ma non per fare promozione all'ufficio giudiziario, anche perché le singole persone fisiche non guadagnano niente. Anzi, cioè i magistrati. Deve dare queste notizie per dare conto all'opinione pubblica, certo, dicevo, dell'attività e per dare fiducia nella istituzione, perché se si diffondono notizie, divulgano notizie su arresti per droga, arresti, faccio esempio, per estorsione, per mafia, la popolazione aumenta nella gente la fiducia nelle istituzioni, che vedono non, la gente la vede non passive ma attive sul territorio e in grado di contrastare. E quindi viene anche aumentato il consenso dell'istituzione, nel senso che la gente ha più fiducia e denuncia determinati episodi, perché ci sono alcuni fenomeni criminali che non possono emergere se non c'è la collaborazione delle vittime. Allora la vittima, se sa che la magistratura è attenta, persegue con attenzione i responsabili dei reati, si rivolge alle forze dell'ordine e alla magistratura. Per esempio c'è un grosso problema con l'usura. L'usura c'è e ce n'è tanta, ma le vittime ben difficilmente vengono a denunciare di essere vittime di usura. Quindi in questo bisogna che anche la stampa, che l'opinione pubblica sia... La denuncia è importantissima, la denuncia è importantissima in tutte le cose, o se no si diventa complici, si alimenta il fenomeno, perché se non si toglie, se non si recidono questi fenomeni criminali, aumentano a dismisura. Signor procuratore, le do una bella notizia. Qualche altra domanda e abbiamo terminato, perché non so che lei ha fretta. Sta bene? Non è bella notizia, cioè, diciamo quello che dobbiamo dire, è chiaro, devo andare anche a lavorare stamattina perché allora, mi retribuiscono per lavorare. Con la riforma cartacea, però è piacevole parlare con lei, però perché questa è la sua prima intervista, ha detto. Sì. Ed è bellissima, almeno io penso, poi penso perché sia l'ultima, è esaustivo di tutte le domande. Dunque, signor procuratore, con la riforma Cartabia c'è la valorizzazione della pena pecuniaria, come dire che c'è una riscrittura del sistema sanzionatorio, cioè meno carcere e più sanzioni sostitutive, il che è una cosa importante perché si svuoterebbero un po' di carceri. Lei che ne pensa? Allora, facciamo chiarezza su questo. Quello di cui si ha soprattutto bisogno è una depenalizzazione. Che cos'è la depenalizzazione? Cioè fatti che costituivano reati diventano illeciti amministrativi. Vari sono stati i provvedimenti di depenalizzazione. Uno dei più recenti, per esempio, riguarda molta gente e molte persone, è la guida senza patente. Allora, prima, se una persona veniva sorpresa alla guida di un autoveicolo non essendo munita di patente di guida, veniva sottoposta a un processo penale. È una contravvenzione, i termini di prescrizione della contravvenzione sono brevissimi,
Ritengo che la maggior parte di soggetti che guidavano, venivano sorpresi dalla guida senza patente, non venivano assolutamente condannati perché arrivava la prescrizione prima di una sentenza di condanna. Però, è stata depenalizzata la guida senza patente. Adesso, la prima volta che si viene sorpresi alla guida della macchina, di un veicolo senza patente, c'è una pena pecuniaria, anche abbastanza salata. Allora io penso che se per molte fattispecie criminose si sostituisse la pena pecuniaria alla pena detentiva o l'ammenda, la multa, che sono le pene pecuniarie previste dal codice penale, l'effetto avrebbe due effetti. L'effetto deterrente sarebbe maggiore, perché io penso che se uno sa che commettendo un'infrazione paga immediatamente, come paga se ci sta un verbale di accertamento, ci pensa due volte prima di delinquere. Sì. Molto di più se invece sa che quella infrazione viene perseguita penalmente e che c'è non la possibilità, ma la probabilità della prescrizione. Quindi l'effetto deterrente di quella minaccia di pena, secondo me, per alcune fattispecie minime di reato, è minore rispetto alla sanzione pecuniaria. E questo avrebbe un altro effetto, non solo effetto, maggiore effetto deterrente, ma svuoterebbe dai ruoli dei giudici molti processi per reati che non hanno alcuna, che potrebbero essere perseguiti. Quindi è una buona idea. È chiaro, questo non è per un furto, per una rapina, ma questi reati, noi abbiamo molte fattispecie criminose di minima rilevanza che non hanno più, per le quali non ha più senso la pena, la sanzione penale. E certo, così cominciamo a svuotare un po' le carceri. Le carceri non c'è, perché queste persone, no, per questi reati in carcere non c'è nessuno. No, non c'è. Per guida, questi reati contravvenzionali di minima rilevanza, no, in carcere, certo, anche se c'è una condanna, non si va mai in carcere, perché certo, sono sanzioni, misure alternative. Attualmente si va in carcere con una condanna, per la maggior parte dei reati, superiore a 4 anni di reclusione. Meno di 4 anni di reclusione si possono avere misure alternative. Quindi state tranquilli, se non superate i 4 anni, reati, in galera non ci andate. Per i reati più gravi invece si va a prescindere. Ci sono dei reati particolari, ha detto la Cartabia, terrorismo, mafia, femminicidi, che hanno delle regole particolari. I femminicidi, vorrei parlare, ne ho parlato anche con il procuratore Troncone, sono aumentati a dismisura in questo anno. Dall'inizio dell'anno, ci sono, da gennaio 2021, ci sono 83 vittime. Solo nel mese di settembre 7 vittime in 10 giorni, quasi una vittima al giorno. Le cose sono sempre le stesse, ambiente familiare, ex compagno, ex marito, fidanzato, insomma ci sono ancora questi uomini arretrati che considerano Ius Rem, Sibia Bendi, come si diceva anticamente, considerano la donna un possesso e quindi devi fare quello che dico io. Non diciamo poi se la donna dice vorrei separarmi oppure vorrei amo un'altra persona, l'ira di Dio è sicuro che è morta. E quindi io dico sempre di denunciare, avere la forza di denunciare, le forze dell'ordine sono a vostra disposizione, ci sono delle stanze apposite per dare aiuto alle donne. Le donne che ancora oggi, anche con il codice rosso, che non ha fatto poi granché, quel codice rosso, quella cosa, quella brevità, la donna trova ancora oggi difficoltà a denunciare, vuoi per una cosa di privacy, vuoi perché si vuole salvare la famiglia, vuoi perché non hanno soldi, magari dipendono economicamente dal marito, le donne finiscono ammazzate. E molto spesso anche davanti ai figli, che diventano vittime collaterali. È una tragedia, è una cosa. Come vogliamo incitare le donne a denunciare? Ci provi lei, è più bravo di me sicuramente. No, non è assolutamente. Come si può fare? Innanzitutto, in effetti c'è una grande sensibilità per questo tipo di reati. Questa sensibilità si è concretizzata nella emanazione di quel provvedimento legislativo noto come Codice Rosso. Ma una maggiore sensibilità e professionalità anche, non solo della magistratura, ma anche delle forze dell'ordine. Lei ha fatto riferimento alle stanze. Io personalmente sono stato all'inaugurazione di due stanze, una a Caivano
e un altro pochi giorni fa ad Arife. Sono ambienti confortevoli nei quali la donna e anche ad Arife anche i minori vengono messi a proprio agio per invogliarli a parlare. Ma oltre a questo c'è una grossa professionalità, dicevo, delle forze dell'ordine, perché la cosa della magistratura. Fanno dei corsi, esatto, perché sono preparati. È importante interfacciarsi con queste vittime. E avere un approccio che le induca ad aprirsi, che faciliti la conversione. Ma è chiaro che a monte c'è sempre la decisione della donna, che può essere incoraggiata, ma certo. All'inizio ci deve essere la decisione della donna. E c'è un altro problema, che non è sufficiente che alla donna si offra un ambiente confortevole per parlare, si inviti a parlare e si spieghi l'importanza della denuncia, ma la donna va anche seguita dopo che ha denunciato, perché nell'esperienza giudiziaria che io ho fatto ad Aversa molti sono i casi in cui le donne dopo poco tempo dalla denuncia e dopo sono poco abbandonate. Dopo poco tempo che la magistratura ha adottato provvedimenti cautelari nei confronti dei responsabili, si presentano e ritrattano. Ritornano a vivere con il compagno, vanno in dibattimento e negano di avere gli episodi che avevano in un primo momento denunciato. Ritrattano tutto. Ritrattano perché le donne successivamente vengono morte, vengono lasciate sole, e quindi quando sono sole ritornano sotto l'influenza di un ambiente sociale e familiare che per motivi più vari, non solo quello economico, ma anche per il bene dei figli minori, se ci sono, la induce a ricomporre una unità familiare, anche se non ci sono le condizioni, anche perché, sempre per mia esperienza personale, molte di quelle che hanno denunciato, ritrattato, poi dopo poco si sono ripresentate per denunciare nuovamente e dire sì, mi sono sbagliato, io ho ritrattato perché volevo ricomporre unità familiare, ma in effetti mio marito ha continuato a picchiarmi e a fare tutte. E molto probabilmente viene pure ammazzata. Già dall'antica, dai tempi antichi, l'antica Roma, la donna era importantissima, anche se non aveva lo ius civile, si diceva caput et finis, famiglie sue. E quindi era importantissima, era rispettata. Se lo ricorda, lei è stata a Santa Maria, ci fu quella cosa sullo stalking. Conversazioni sullo stalking, non ci fu. Era dall'epoca di Lembo forse. E dunque, comunque vorrei solo fare questa breve parentesi. In questi ultimi tempi ci sono persone, diciamo così, non è necessario fare nomi, ma in generale si è tentato di giustificare questi femminicidi dicendo: ma siete mai posti il problema di vedere questo uomo, diciamo così, completamente fuori testa, perché sono esasperati dal comportamento della moglie? Ma quante volte la moglie è un soggetto che esaspera, che costringe, fa stalking al marito, lo perseguita, ma non per questo deve essere ammazzata. Perciò bisogna stare attenti ai messaggi che si mandano. I femminicidi in ogni caso non sono, diciamo, permessi, non sono giustificabili. No, assolutamente. Quindi chiariamo, perché è una cosa obrobriosa. Dunque ci sono tanti metodi per seguire questi reati, lo stalking, 612 bis. Modesta cosa, me lo sono ricordato. Complimenti. 612 bis, da 6 mesi a 5 anni, quindi chi fa stalking mi pare che è 6 mesi a 5 pena. Anni. È vero? È aumentata ancora. Vabbè. Dunque, una cosa importante per aiuto al Tribunale di Napoli Nord, c'è il Tribunale, Procura, Avvocatura, Università di Studi su Rosso Robbene in Casa, Rete Daphne e Associazione di Esis, mi pare, tutti riuniti per dare soccorso, accoglienza, ascolto, supporto psicologico. È uno sportello. Uno sportello. È stato inaugurato a maggio. Da poco. Ecco, per le vittime di tutti i reati, sì, per tutti, dare supporto psicologico. È una cosa perché importantissima. Perché poi effettivamente si focalizza l'attenzione, giustamente, su questi problemi. Sulle vittime di violenza di genere, ma in genere la vittima di un reato subisce un trauma e quindi ha bisogno di un'assistenza. È proprio questo sportello che è stato inaugurato bellissimo da Aversa,
si occupa non solo delle vittime delle violenze di genere, ma in genere dei reati. Ma sempre a proposito poi della mancanza di culture, non so, penso che lo sappia sicuramente, recente ad Alife è stata fatta in un parco, è stata dedicata una panchina a, mi sembra si chiami Silvana Formicola, una donna che fu ammazzata nel circondario di Napoli Nord. Pochi giorni fa dei vandali hanno distrutto, hanno danneggiato la panchina. Cioè, è un fattore culturale proprio, veramente, è una cosa disumana. Arribiti, cioè, è un simbolo, non so che cosa vorrei chiedere a chi ha danneggiato la panchina, quale messaggio volesse lanciare con questo gesto? Beh, si giudica da solo il messaggio. Sì, ma perché cioè è subcultura proprio. E certo, sì sì, è vero, è un fattore così. Dunque, si è concluso il torneo della legalità a Santa Maria a Capovetere, torneo forense di basket. Dunque, per non dimenticare le vittime di un omicidio, dell'omicidio di un magistrato di Milano, ucciso. Magistrato, un avvocato. Magistrato, un avvocato, un giovanissimo testimone, avvocato, un testimone, e anche altre due persone ferite. Questo magistrato stava al lavoro, stava facendo il suo dovere, era anche prossimo alla pensione, si chiamava giudice Ferdinando Ciampi. Ecco, un pazzo è entrato nel tribunale, ha sparato a questo magistrato perché si riteneva vittima, diciamo, di essere stato accusato di bancarotta, insomma, quindi per ricordare questo magistrato. No, ma no, l'avvocato. Perché se il torneo è stato promosso dai genitori dell'avvocato, dall'avvocato, sì, che sono anche venuti qua a Caserta a presenziare alla sono, manifestazione. Sono nobili, credo, penso, perché lui si chiamava Lorenzo Claris Appiano. Sì, sono... Io ho conosciuto, sono le persone che con dignità sopportano questo grande dolore, dolore di un figlio e un dolore, e che lo ricordano il figlio attraverso questa manifestazione sportiva nella quale le squadre sono formate da magistrati e da avvocati, anche superando quella la vittoria, perché la Santa Maria Palermo ha vinto perché Santa Maria ha vinto 3 volte, sì, quest'anno è andato in finale ma non ha vinto. Ah, non ha vinto, e va bene, e sarà per la prossima. C'è stato anche ieri un bellissimo convegno, un convegno organizzato dalla Presidente Casella, che io saluto con grande affetto e stima, lei lo sa, io le voglio un sacco di bene, perché è una donna molto in gamba. È un documento d'intesa per la gestione e lo sviluppo dei beni e delle aziende sottoposto a procedure di prevenzione patrimoniale. Ecco, c'erano tanti personaggi, c'è importanti come lei, no, c'era il procuratore capo Melillo, Napoli, il procuratore D'Alessio, oggi procuratore capo di Castiacovillari. La prossima volta che ci sarà un convegno, una cosa, noi diremo il procuratore capo di Nola, il procuratore capo Renzulli. Ve lo ricordate? Ve lo ricordate? È una promessa. Dunque, è una cosa importantissima questo convegno, è un'ottima iniziativa del Presidente Casello, e poi non ho seguito tutto lo svolgersi della predisposizione di questo protocollo che è stato sottoscritto ieri, tra cui anche il prefetto Ruberto, bravissimo, noi lo conosciamo da tanti anni. Ecco, è una bellissima iniziativa. Assolutamente sì, perché in effetti il settore delle prevenzioni è un settore che la Procura di Santa Maria Capovetere, così altre procure, attenzionano molto, perché personale, la più conosciuta è la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, misure patrimoniali che mirano a colpire i patrimoni che sono stati accumulati in modo illecito, e questo è un ottimo strumento per prevenire questi danni. Per sottrarre ai criminali i risultati dell'attività delinquenziale. E certo, i beni confiscati poi è un panorama vastissimo. E poi c'è il problema, su questo si è posto l'accento, si è discusso sulla destinazione di questi beni confiscati, perché i giudici confiscano, però poi i beni devono avere una destinazione e non sempre vengono utilizzati, spesso alcuni beni vengono abbandonati. Però ci sono realtà, depauperati. Nessuno li prende più. Però ci sono alcune realtà, per esempio anche a Casal di Principe, nella zona della Versano, comunque,
i beni che sono diventati sede di attività produttive, di attività di cooperative, e quindi quegli edifici che prima erano il segno della potenza di alcuni criminali, camorristi della zona, sono divenuti segno della legalità, del potere dello Stato e un aiuto all'imprenditoria. È una bellissima iniziativa, come al solito la Presidente Casella insomma centra sempre i problemi più importanti. E c'era sulla brochure questo aforisma: le cose, io glielo dedico, ma lei l'ha letto. No, non l'ho letto. Le cose migliori si ottengono solo con il massimo della passione. Sì. E lei passione ne ha tantissima. Penso di averne, altrimenti non l'avrei fatto per 40 anni, ahimè. Perché veramente lo fa con passione, si vede che è un magistrato preparato, ma tutti i magistrati sono preparati, però è importante anche trasmettere ciò che si sa, tutte le notizie, perché gli spettatori siano ma non per colpa informati. Della stampa, ci sono alcuni tecnicismi che a volte sfuggono al comunicatore e che possono fuorviare l'opinione pubblica, alcune cose che possono sembrare irrilevanti. Certo. Penso che nella comunicazione, nella diffusione della notizia assumano una importanza, una comunicazione buona, esatto. Non una comunicazione che unisce cittadini e istituzioni, ma in genere su quelle esatto, e istituzioni al cittadino. Vedo anche a volte dei film, delle serie televisive, quando si parla di affari giudiziari spesso vengono presentati gli istituti giuridici in maniera sbagliata, si parla di fermi, di arresti. Forse anche in quello la gente dovrebbe, anche quella informazione, quella ricostruzione. Ci vuole informazione più umana. No, corretta, no, dal punto di vista tecnico, corretta, dal punto di vista tecnico, quando si dice ferma questo, arresta quest'altra persona, bisognerebbe usare termini più appropriati, perché è anche questa è la mia comunicazione. Perfetta. Adesso le faccio perfetta. Io le faccio una domanda, dice che ti può rispondere per forza. No, ma no, è la mia comunicazione assolutamente, veramente informatissima, domande pertinenti, le mie risposte penso che siano state le sue risposte pertinentissime, vabbè, proprio no. Esaustive delle cose, ringrazio. E sicuramente l'abbiamo fatta conoscere ai nostri telespettatori. Vabbè. Abbiamo questo tipo di magistrati che valgono, hanno un enorme valore, perché oggi come oggi ci sono state un po' di cose che non sono andate, ma io lo dico sempre, riguarda pochissimi rispetto a una massa enorme. Si fa confusione tra singolo e istituzione. Bravo. Che fanno il loro ma non sono un'eccezione io. A costo della vita, perché non dimentichiamo mai che i magistrati fanno il loro lavoro, ma sempre a rischio della propria vita. Questa è una cosa importantissima che non si deve dimenticare. Allora io la ringrazio, ringrazio per anche lei, è stato un piacere. Meno male, vabbè. Io la ringrazio e l'aspetto quando vuole qui. Facciamo trascorrere qualche anno. E facciamo passare qualche, ma non di più. No. Comunque mi ha fatto piacere conoscerla, io non la conoscevo. Ed è giusto quello che si dice di lei, che è un molto magistrato gentile. Proprio con i fiocchi. Allora io la ringrazio, grazie, ci vediamo presto. Buon lavoro. Grazie, ringrazio a tutti, saluto tutti. Arrivederci. Arrivederci a voi.